Non dirmi che sarai anche tu uno di quegli automobilisti che non sa minimamente cosa si nasconda sotto il cofano della tua macchina. Beh, alcuni non sanno nemmeno che cosa è un cofano, però noi ciclisti abbiamo fra le mani un mezzo come quello che ho là dietro, che è molto semplice nella sua meccanica e che permette a molti di voi di essere addirittura autosufficienti nella gestione del mezzo. Diciamo che oggi non ho nessuna intenzione di addentrarmi nel mondo della metallurgia o delle leghe o delle fibre con cui sono fatte le nostre amatissime biciclette, per due motivi. Prima di tutto perché non sono laureato in ingegneria dei metalli, io sono un agronomo, e seconda cosa perché sono strasicuro che la bicicletta che avete comprato sarà sicuramente di buona fattura. Diciamo che una cosa molto importante, al di là del materiale, è come è disegnato il telaio della vostra bicicletta. Spesso e volentieri il disegno del telaio di una bicicletta è a volte molto più importante del materiale con cui il telaio è composto. Questo video vuole addentrarvi nel mondo dei materiali con cui sono costruite le vostre biciclette per due motivi. Il primo è perché sapere il materiale con cui è fatto il telaio della nostra bicicletta ci aiuterà nel mantenerlo nel miglior modo possibile. Secondo, conoscere il materiale della nostra bicicletta servirà al bar per non fare brutte figure quando qualcuno ci chiederà: senti Davide, ma di che materiale è la tua bicicletta? Beh, avete capito, insomma, conoscere il telaio e in modo particolare la struttura, l'acciaio o la fibra con cui è composto il nostro telaio è il primo passo per conoscere la nostra amata bicicletta. Partiamo questo nostro viaggio all'interno dei materiali delle biciclette parlando dell'acciaio. L'acciaio è il primo dei materiali con cui sono state costruite le biciclette già dall'Ottocento, ma non solo, l'acciaio è il materiale con cui i grandi campioni Coppi, Bartali e molti altri hanno vinto le prime loro tappe e i primi loro giri, rendendo il ciclismo appunto eroico. Dell'acciaio si hanno molte variabili, dall'acciaio molto costoso e molto pregiato utilizzato dagli artigiani della bicicletta a quello più economico e più commercializzato che potreste trovare nei grandi magazzini, dove appunto potrete trovare una bicicletta abbastanza economica. L'acciaio per le biciclette è un materiale magico, fatto di contraddizioni intrinseche e strutturali che rende, a detta di molti, la pedalata magica, una pedalata diciamo così sensazionale. Questo lo si deve, come dicevo, a molte contraddizioni dell'acciaio: arrendevolezza verticale, flessibilità laterale, ma anche malleabilità e rigidità, insomma un materiale diciamo così poliedrico. Ad ogni modo l'acciaio è un materiale fantastico per costruire biciclette perché non ha bisogno di molte cure. Considerate che il vostro telaio in acciaio potrebbe addirittura arrivare anche a piegarsi a causa di qualche colpo preso qua e là, ma la sua rigidità strutturale gli impedirà di rompersi. Un altro aspetto, ad esempio, negativo dell'acciaio è il fatto che tende col tempo ad arrugginirsi. Ma diciamo che se voi non parcheggiate la vostra bicicletta su un pontile durante una mareggiata, è molto difficile che la vostra bicicletta si arrugginisca. Ad ogni modo potete comunque trattare la vostra bicicletta con dei prodotti specifici anti-ruggine. Un altro aspetto fondamentale dell'acciaio è che su di esso si possono attaccare anche delle bellissime calamite. Lasciamo da parte l'acciaio e concentriamoci adesso sull'alluminio. L'alluminio è un materiale amato e odiato allo stesso tempo tra i ciclisti. Molti ciclisti, in modo del tutto inspiegabile, sono convinti che la pedalata fatta su una bicicletta in alluminio sia una pedalata molto molto dura, che di per sé non vuol dire niente. Forse questo poteva essere vero 20 anni fa, quando si iniziarono per la prima volta a realizzare biciclette in alluminio, forse anche più di 20 anni fa. A quel punto la conoscenza di questo materiale applicata alla bicicletta era talmente scarsa che i telai e la realizzazione delle sezioni dei telai erano forse un pochino grossolane, ma oggi ormai l'alluminio è un materiale conosciutissimo anche in ambiente ciclistico, tant'è che molte biciclette, e ad esempio negli anni 80, venivano realizzate in alluminio con strutture e telaistiche molto particolari, e addirittura venivano realizzate anche biciclette molto aerodinamiche utilizzate nelle crono appunto con l'alluminio, perché l'alluminio è un materiale molto ma molto malleabile. I principali vantaggi dell'alluminio sono il fatto che si arrugginisce con più difficoltà rispetto all'acciaio, è molto più leggero rispetto all'acciaio, e la sua enorme malleabilità gli permette di poter realizzare forme che possono appassionare oppure inorridire molti ciclisti. I ciclisti più tradizionali, quelli abituati ai tondini d'acciaio con cui venivano realizzate le biciclette come quella che ho qua dietro, appesa al muro, storgeranno il naso nel vedere biciclette con tubi
la cui sezione, il cui diametro sono molto ampi. Beh, le biciclette in alluminio sono effettivamente biciclette particolari dal punto di vista dell'estetica e per questo i puristi del ciclismo non le apprezzano particolarmente. Infatti diciamo che i puristi del ciclismo sono più affini a l'acciaio, che è un materiale nobile, il materiale con cui si forgiavano le spade dei grandi cavalieri nel Medioevo, rispetto ad amare ad esempio l'alluminio, che oggigiorno viene utilizzato per avvolgere i panini nei chioschetti. Adesso che abbiamo parlato di alluminio e di acciaio, è arrivato il momento di parlare del re indiscusso delle biciclette moderne, cioè il carbonio. La gente per questo materiale, ovvero i ciclisti per questo materiale, impazziscono, perché con questo materiale, con queste fibre di carbonio rivestite, ricoperte di resina, si possono modellare biciclette spaziali. Per i ciclisti amatori come il sottoscritto, avere una bicicletta di carbonio comporta sempre qualche piccolo inconveniente. Il primo è il costo. Queste biciclette infatti sono molto robuste, ma sono appunto molto leggere e quindi si fanno anche molto pagare. Questo è il primo inconveniente. Il secondo inconveniente è che è difficile il carbonio da riciclare. Se siete degli amanti del rispetto dell'ambiente, sappiate che una bicicletta in carbonio è un qualcosa di quasi impossibile da riciclare, però questo diciamo è una questione per, come dire, gli appassionati del riciclo. Per molti ciclisti questa sarà una sciocchezza. Infine, il carbonio è un materiale che è anche molto delicato, perché a differenza di quello in acciaio e in alluminio, se si dovesse rompere o crepare da qualche parte lungo tutta la sua lunghezza del telaio, a quel punto è quasi impossibile rimetterlo a posto, se non spendendo cifre astronomiche. A quel punto conviene comprarla nuova, la bicicletta, senza starla ad aggiustare. Comunque il carbonio nella nostra cultura ciclistica occidentale moderna è un qualcosa di esotico, no? Perché si possono avere forme, come dicevo prima, spaziali, e poi diciamocela tutta, nessuno ha mai visto un panino avvolto in una carta di carbonio. Cazzo! Ad ogni modo, il carbonio rimane il materiale più indicato per tutti coloro che fanno delle gare a qualsiasi livello, o dei cicloamatori o addirittura dei professionisti al Tour de France o al Giro d'Italia. Io ho comprato la bicicletta in carbonio nel 2017 ad agosto, con la volontà di portarla alle gare di triathlon. Poi mi è nata la figliola e non ho più fatto la gara di triathlon. Comunque questa è un'altra questione. Però diciamo che è un materiale altamente competitivo e le vostre prestazioni, passando dalla bicicletta in acciaio a una in carbonio, sicuramente miglioreranno. Il mio consiglio, che è il consiglio che ho dato anche in altri video, se non fate gare, se non avete necessità di misurarvi con altri atleti, potete anche decidere di non comprare una bicicletta in carbonio, risparmierete e avrete anche la possibilità di poter sbagliare qualcosina quando siete in bicicletta senza dover avere il pensiero di aver rovinato un telaio da qualche migliaia di euro. Ok ragazzi, a questo punto abbiamo fatto un excursus sui tre materiali principe con cui vengono costruite le biciclette oggigiorno. Il consiglio che vi do è quello di non andare a spendere migliaia di euro, se non fate delle gare, in telai in fibra di carbonio, perché non avrebbe senso. Se andate in bicicletta per il piacere di andare in bicicletta, potete comprarvi tranquillamente una bicicletta in alluminio, o se siete meno nostalgici, una bicicletta come quella che ho qua dietro in acciaio. Insomma, lasciamo il carbonio a chi fa le gare o chi è malato di leggerezza, l'alluminio è un giusto compromesso, l'acciaio invece è per i nostalgici. Bene ragazzi, io vi saluto, ci vediamo al prossimo video, buon allenamento e alla prossima, ciao!